Maria De Filippi apre il suo cuore a Raffaella Carrà, le parole commoventi sul figlio Gabriele. Raffaella Carrà stasera ha voluto puntare su un ospite d'eccezione davvero forte per a raccontare cominciatù. Su Rai 3 Maria De Filippi ha aperto il suo cuore, raccontando dettagli inediti sulla sua vita privata e lavorativa. Ad un certo punto la conversazione, inevitabilmente, è virata anche sul figlio Gabriele, adottato da Maria e Maurizio Costanzo all'età di soli 12 anni. Su di lui la conduttrice ha speso solo belle parole, ripercorrendo i momenti più emozionanti e importanti della loro conoscenza, dal primo incontro alla convivenza iniziale, fino alle visite con l'assistente sociale, che doveva decidere sul destino della loro famiglia. A raccontare comincia tu, Maria De Filippi parla del figlio Gabriele, è stata una scelta, la più bella cosa che mi potesse succedere. Gabriele Costanzo è arrivato nella vita di Maria De Filippi quando aveva 12 anni. Il ragazzo prima di Maria e Maurizio aveva conosciuto altre due potenziali famiglie, ma le cose non erano andate bene. Con la De Filippi, invece, l'incontro è stato diverso. Ripensando a quei momenti, oggi a raccontare comincia tu, la conduttrice di Uomini e Donne ha dichiarato, adottare Gabriele è stata una scelta non perché non potevo fare altrimenti ma perché è stata una scelta, ed è stata la cosa più bella che mi potesse succedere. Punto Maurizio Costanzo e il rapporto con il figlio Gabriele, quando è arrivato era solo un ragazzino. Maurizio Costanzo, in una recente intervista, ha ricordato il momento in cui lui e il figlio Gabriele si sono incontrati per la prima volta. Quando è arrivato era solo un ragazzino, meritava attenzioni e per lui le ho avute. Un figlio adottato ti può dare grandi soddisfazioni, esattamente come tutti gli altri figli, ha dichiarato il conduttore al settimanale Chi. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.